siamo sicuri che abbiamo scelto una persona che ha queste caratteristiche e basta, oppure c'è qualcos'altro? Nel senso, il tuo percorso è un percorso lineare su questo, vieni da una scuola dove hai studiato alimentazione, costruito il percorso comunicativo, o c'è qualcos'altro? Oppure, aggiungo, sei stata contaminata anche tu nel tuo percorso? Avete studiato? Allora, una cosa nel mio percorso, nella mia vita è sempre stata chiara. Io nella mia vita volevo fare la giornalista, quella era l'unica certezza che avevo. Cioè, se la mia tesina, quando ero giovane, alle scuole elementari, poi in terza media, facevano gli esami di scuola. In quinta elementare la mia tesina fu sul caso Moro, in terza media Falcone e Borsellino. E gli insegnanti dicevano, ma signora, mia madre, ma signora, non c'ho figlio, così impegnata. E in realtà mi piaceva l'idea di raccontare delle storie del mio punto di vista. Mi appassionavo tremendamente, soprattutto a quei fatti che ti portavano ad entrare in empatia. Non so se vi ricordate il caso di Alfredo, il bambino che era caduto nel bosco. Erano delle storie che mi appassionavano tanto. Io guardavo questi speciali, soprattutto in TV, sui giornali che entravano in casa, e l'idea era, il mio sogno era raccontare un giorno quello che accade. Quindi, finito il liceo, ho scelto di frequentare la facoltà di scienze della comunicazione e indirizzo giornalistico presso la facoltà di lettere a Torino, ma io sono nata e cresciuta in provincia di Lecce. All'epoca ho fatto una mia personale valutazione e analisi di mercato, le migliori facoltà erano Bologna, Scuola Umberto Eco e Torino. Scelsi Torino un po' così a scatola chiusa, perché c'era la stampa, c'era la RAI, perché c'erano poi tra l'altro due squadre di calcio in Serie A, e voi da questo punto di vista dove andando? Cosa c'è con le squadre di calcio in Serie A? Poi tra l'altro c'era anche la sede di Tutto Sport. Sì. Io sono no, i calciatori no. Non era per ma no, due squadre, più uomini. E no, sarei potuto andare a Milano, c'è Milan, c'è l'Inter, sarei potuto andare a Roma, no? Il calcio per me rappresentava ben altro, nel senso, io sono cresciuta a pane e pallone, sono messa arbitro di calcio maschile, figlia di arbitro di calcio maschile, 7 anni di tessera felice. Quindi io ho iniziato l'università continuando ad arbitrare, e arbitravo in Puglia, la mia sezione di appartenenza era la sezione di Casalano. 7 anni di tessera felice, di onorata carriera, l'idea, la speranza era di riuscire ad arrivare a 10 anni per poter poi fare l'esame e diventare osservatore arbitrale, quindi poter valutare gli arbitri. Nel frattempo inizio a scrivere, a settembre inizio l'università, a febbraio inizio a scrivere, diciamo, il mio praticantato in un settimanale sportivo, scrivevo di calcio e davo i voti agli arbitri, e quindi ho dovuto scegliere se fare la carriera, se continuare a esercitare la mia carriera e a continuare ad arbitrare, oppure se iniziare a coltivare quel sogno che volevo diventasse realtà, e quindi diventare giornalista. Quindi smetto di fare l'arbitro e finire, e da questo pomeriggio che mi dà così di sono ho fatto l'arbitro di pallavolo io con la croce. E quindi nulla, ho smesso di fare l'arbitro, ho iniziato a dedicare tutta la mia vita, da quando ho 18 anni e mezzo, a questa professione. Ho iniziato nel mondo dello sport e poi pian piano mi sono reinventata, non cambiando mai del tutto direzione, nel senso che ho fatto poi gli uffici stampa in ambito sportivo, anche se la mia passione era sempre quella di scrivere, andando a raccontare delle storie anche molto diverse tra di loro. Ci sono le cose che mi fanno venire le farfalle nello stomaco, nel senso, magari raccontare, intervistare Zanardi, raccontare la storia di Scorso, il pianista, sono quelle cose che ti fanno sentire speciali, perché tu hai, se sai di avere di fronte delle persone speciali che hanno deciso di dedicarti del tempo, di darti la cosa per loro più cara, che è il tempo, e quindi inevitabilmente tu ti senti un po', non arrivata, perché non arriviamo mai da nessuna parte, però ti senti speciale, perché dici, cavolo, se quelle persone mi stanno dedicando 2 ore del loro tempo, allora vuol dire che la direzione è quella giusta. Un lago della bilancia nella mia carriera è stato l'Expo.
con Expo ho iniziato a scrivere il food io, e durante Expo è esplosa l'attenzione per il food in tutte le testate. Quindi, essendo io una giornalista freelance che scriveva e scrive per tante testate, tutte le testate avevano bisogno di qualcuno che scrivesse a 360 gradi di prodotti, di territorio, di viaggi, di food, di enogastronomia, di agricoltura, perché il tema era quello, si parlava solo di quello, ma non solo in Italia. Quindi io durante Expo ho iniziato a fare tutte le guide per Expo, commissionate in quel caso da Fiat, da FCA, però i contenuti erano gli ambassador, quindi io all'epoca per esempio ho fatto un lavoro bellissimo di associare ogni brand di FCA, quindi Abarth, Jeep, Fiat, Lancia, ad un ambassador. All'epoca era ancora il maestro Marchesi. Il maestro Marchesi era stato abbinato a diciamo la calda principale, l'auto principale di quel periodo lì, Ugo Alciati, che era un ambassador, una stella Michelin nelle Langhe, la Jeep, Cristina Bauerman, l'unica donna Lancia, che era praticamente il brand più femminile. Quindi da lì mi sono avvicinata a questo mondo qui, e oggi obiettivamente rappresenta a livello lavorativo il mio business, perché poi crescendo ho iniziato ad affiancare all'attività di ufficio stampa anche quella, scusate, all'attività di giornalista anche quella di ufficio stampa e di diciamo progetti di comunicazione a 360 gradi, quindi magari il Festival del Caffè che si tiene ogni anno a Torino, io pure tutta la parte del palinsesto del palco e dell'ufficio stampa o di alcune strutture ricettive, senza stare a fare nomi, nelle Langhe, sul Lago Maggiore. Diciamo, metto in bella, gli do il vestito da sera, tutte delle realtà che hanno comunque tanti contenuti, già per vocazione. Io volevo partire con le scatole, visto che sono stato invitato per rompere le scatole, qui è relativamente bene, ma il saper fare artigiano rispetto al saper fare cucina, come lo vuoi traslare? Cioè, nel senso, secondo te, dove sono i punti di incontro e i punti di scontro? In che senso punti di scontro? Perché dovrebbero esserci dei punti di scontro? Nel senso, dei punti in cui in realtà i due mondi sono veramente tanto distanti, o secondo te sono veramente tanto vicini? Il mondo del food e dell'artigianato. Sì. Un buon mondo. Cioè, nel senso, nel mondo del cibo abbiamo comunque... Devi rifare la tua domanda. Devo rifare la domanda, non è stata compresa. Vabbè. Beh, ma neanche da me, scusa, ho bevuto poco. Dimmi cosa vuoi. Allora, io volevo... Allora, l'idea, in realtà ne avevamo già parlato un po', è quella di capire il... Come ascoltare. Esatto. Ok. No, allora, quando si tratta di raccontare una storia, io ho la fortuna, soprattutto nell'ultimo periodo, di riuscire a scegliere le cose delle quali parlare, e le scegli in base a quanto sono autentiche. Nel senso, io questo posto dove siamo oggi non lo conoscevo, l'ho scoperto grazie a voi, e io vi dico già che io di questo posto ne scriverò, perché ci ho visto dei valori autentici, una storia bella, delle cose speciali che meritano di essere raccontate. Che poi, per dirti, se devo essere obiettiva, loro sono bravissimi a fare tante cose, ma come ho detto prima, al padrone di casa, hanno la forza di spingere di più per farsi conoscere, cioè avrebbero, secondo me, dovrebbero un po' investire in quello, perché tutto il resto è perfetto, cioè tutto il resto, hanno talmente tanti di quei contenuti che devono fare il salto e comunicarlo, perché però lui ha detto, guarda, prima abbiamo messo i contenuti e adesso ci comunichiamo, quindi ha dato la risposta che io mi aspettavo da lui, perché tu non sei un attivo digitale e io perfetto. Quando siamo nati noi non esisteva il social, non esisteva il cellulare, o esisteva, cioè a me il cellulare l'ho preso obbligatoriamente quando ho iniziato ad arbitrare, perché gli arbitri devono avere il cellulare quando sono nello spogliatoio per avvisare gli osservatori arbitrali, per chiamare la polizia se sono in pericolo. Quindi a me il cellulare mi è stato dato da mia madre solo quando sono diventata arbitro. Adesso ci sono i figli delle mie amiche che ce l'hanno il cellulare per andare a scuola medie,
che per me è una roba folle, è cambiato tutto, è cambiato il modo di fare il nostro lavoro, è cambiato il modo di fare il tuo lavoro. E quindi in realtà bisogna stare, secondo me, tanto anche attenti, perché siamo pieni di fuffa, pieni di fumo e niente arrosto. E quindi in realtà c'è sempre per rimanere in cucina. Sì, sempre per rimanere in cucina. E poi vedi appunto delle realtà cariche di significato come questo, o come tanti artigiani che abbiamo qui, tanti altri che magari non sono tutti esserci, che se avessero la forza, anche la coerenza di raccontare tutto il bello che hanno e l'impegno che mettono in quello che fanno, magari farebbero veramente il salto di qualità. Investire nella comunicazione non equivale, cioè non è un'equazione precisa. Tu investi in comunicazione e ti aumenta il fatturato, ma è una cosa che è una conseguenza ovvia. Io faccio sempre l'esempio quando parlo con i miei clienti, con le realtà che seguo, io dico: guarda, io il primo cliente, io sono me stessa. Se io non fossi in grado di comunicare, non riuscirei a farlo con i miei clienti. Cioè, nel senso, a me piace raccontare quello che scelgo di fare. E non dico di sì a tutte le cose o a tutte le realtà, perché se una realtà non ha, secondo me, nulla da raccontare, non ha dei contenuti, come fai a comunicarla? Cioè, io vivo a Torino, non faccio nomi, a chi mi conosce lo sa, io vivo a Torino e scrivo di food, io non ho scritto di tutti gli chef stellati, perché in realtà i giornali adesso danno tanto spazio a quel tipo di chef, inevitabilmente, perché hanno quel marchio riconosciuto a livello mondiale, no? Che è la stella di diciamo. Torino, per dire uno. Scabini. Sì, Scabino per rimanere a casa nostra, Antonino a Torino però c'è solo il bistro, il ristorante, non è in Piemonte. Non scrivo di tutti, scrivo di quelli che secondo me lavorano con una certa logica. Poi io non sono nessuno, nel senso, non sono un critico gastronomico, come dicevo oggi, non ho il palato allenato per poter criticare e non è neanche una cosa che mi interessa fare, nel senso. Mi piace raccontare le storie, mi piace raccontare cosa c'è dietro questo posto, mi piace raccontare, mi piace capire cosa prova lo chef di questo posto quando entra in carcere e spiega a chi è in quel posto come fare, come tirare la pasta. Quella roba lì a me fa venire il farfalle nello stomaco. Entrare in un ristorante e criticare tutto quello che c'è da criticare, magari molte volte ha ragione, non è una roba che mi interessa. E soprattutto per criticare un ristorante bisogna avere le competenze che quasi nessuno ha, cioè quasi nessuno. Io pur diciamo adesso un po' di percorso l'ho fatto, però la differenza la fa un aspetto. Se tipo tu sei dell'osteria francescana, mangi un piatto, l'osteria francescana in cucina c'è Massimo Bottura, 3 stelle Michelin, diciamo in questo momento lo chef più rappresentativo da tempo a livello internazionale in Italia, è stato anche più volte al numero uno nella 50 best mondiale. Quando mangi un piatto non deve solo essere buono al palato, cioè tu devi capire realmente tutta la tecnica che c'è in quel piatto. Quando tu avrai capito tutta quella tecnica, allora tu potrai giudicare quel piatto. Io non ho quelle competenze, quindi io faccio altro. E quindi, per dire, una delle interviste più belle che ho fatto io è stata con Massimo Bottura, che per impegni personali, vi racconto un piccolo aneddoto, l'abbiamo fatto telefonicamente. Era una di quelle volte che per me, che io avevo proprio le farfalle nello stomaco, per me l'idea che Massimo avesse accettato la mia richiesta di intervista era una cosa speciale, cioè mi faceva inevitabilmente sentire importante. Sostanzialmente tu ad ogni nuovo come dire, contatto interessante da scrivere, sì, è come una nuova storia d'amore. Sì. Questo caso specifico l'ha capito perché Massimo Bottura l'ho conosciuto, perché ci sono state una storia francescana ed è una persona che ti parla con interesse, quindi tu lo conosci, fai il giro se c'è, perché molto, fai il giro delle tavole che sono pinte, sono poche al suo ristorante, e si ferma e fa delle domande specifiche, quindi fa delle domande perché chiedi questo, quell'altro, certo, quindi si interessa veramente di chi c'è dentro del ristorante.
E quindi se una persona così capace ti fa fare quelle domande, il giornalismo che fa lei, devo dire per me personalmente interessa anche di più me, invece di essere di leggere semplicemente qualcosa da un critico, perché spesso io devo dire anche a me il vino piace molto, conosco buoni vini, però ho il palato di riconoscere un vino in bottiglia da 230 euro a uno di 350, non credo che ho il palato per questo, quindi un critico fa critica alle cose che per me sono di un livello che io non ci arrivo, mentre lei per me racconta un po' di storia che probabilmente per me è importante e interessante. L'aneddoto che vi stavo raccontando di quando ho intervistato Massimo, che per vari motivi è stata un'intervista telefonica, chiaramente è stata un'intervista programmata dall'ufficio stampa. Io avevo un quarto d'ora, 20 minuti, considerato che io dovevo fare una copertina di una rivista cartacea, vuol dire che io avevo tipo 8 pagine da riempire, io un quarto d'ora non mi sarebbe mai bastato, quindi ero lì che pregavo, mi prego tanto, ma quel giorno ho pregato tanto, il Signore fa che riesca a prendermi qualche minuto in più. E considerate che abbiamo superato l'ora, è caduta la telefona perché dopo un'ora cade la linea e ho dovuto richiamarlo, e io ero talmente tanto sconvolta dall'attenzione che lui mi stava dedicando, non ci crederete, però io continuavo a fare lo screenshot al telefono perché c'era Massimo Bottura 40 minuti, 50 minuti, io non ci credevo, è una roba stupida, un aneddoto, però io non ci credevo che lui realmente, e poi da lì a due settimane il Best l'ha incoronato come miglior ristorante al mondo. Quella per me, e la cosa divertente era che lui parlava, a un certo punto ha iniziato a menzionare, mi fa scusami, hai iniziato a salutare qualcuno, sono dei ragazzi che sono arrivati dal Giappone in Italia solo per venire a mangiare da me, aspetta che nel frattempo sono andato a pranzo, sto mangiando una crostatina, cioè nel senso ti stava realmente ascoltando, e quello fa la differenza quando tu fai un servizio, quando qualcuno ti ascolta. Posso fare una domanda io? Quello che è evidente negli ultimi tempi, adesso io quando tu raccontavi la questione dell'Expo, penso a come questa cosa qui è stata letta in una prima battuta quando è stata tutta la discussione sull'Expo, e quando sono andato a vedere l'Expo pensavo di trovare tutt'altro, no? Perché in realtà lo dici con una vena di polemica? Sì, no, pensavo perdere la polemica, però in realtà a me è piaciuto molto. Mi ricordo che sono andato il 6 di maggio, per cui appena aperto, e siamo andati con un pulmino di una ventina tra imprenditori artigiani e colleghi. Io c'ero. Non avevo dubbio. E devo dire che è stato, mi soffermo su questo per dire che in realtà quell'evento è stato in grado di raccontare, di porre l'attenzione sul valore e l'importanza del cibo e dell'alimentazione soprattutto, più che quello che si pensava all'inizio, un momento in cui c'era un mangia e bevi generale con delle specialità particolari di ogni paese del mondo, no? Quel valore lì che tu hai vissuto e poi hai iniziato a raccontare ha imperneato un periodo di 4 anni dove il mondo dell'alimentazione e dell'alimentare in generale è diventato centrale su questi riflettori di tantissimi lavori, okay? E di tantissima narrazione. Figure professionali come quelli che poi vabbè, sono accompagnate anche dei percorsi di talent, eccetera. Figure professionali che sembravano un po' messe in un angolo nel corso della storia sono riemerse e hanno acquisito una certa importanza e senso all'interno della società. Questo è quello che è successo. La domanda che mi faccio è: come si può, e questo tu sei in grado di dire raccogliendo alcuni spunti che hai avuto, come si può portare questa cosa in alcune professioni dell'artigianato, adesso penso a alcune professioni dell'artigianato che in realtà si sono fatte schiacciare da altri meccanismi, okay? e purtroppo, come è successo al mondo dell'alimentare, della ristorazione fino a 10 anni fa, rimangono ancora un po' dimenticate anche dall'attenzione, dall'attrattività
soprattutto delle nuove generazioni. Questa è una questione importantissima, penso, per me. Io credo di essere circondata da delle realtà che, delle quali gli esempi di altre ristorazioni non possono fare a meno. Ti faccio un esempio, io so che qui ci sono dei fotografi. Quando io faccio il primo appuntamento con una nuova realtà che mi dice noi lavoriamo insieme, vorremmo che tu ci seguissi la comunicazione, i social, il sito, ok? Io la prima cosa che gli dico è io ho bisogno di un fotografo che faccia delle foto come glielo comanda, agli interni, allo chef, ai piatti. Senza quella roba lì io non posso comunicare, cioè per assurdo è quasi più importante la foto del resto, perché la prima cosa che vedi, se io ho delle foto, se tu hai delle foto belle, è un giornale che le pubblica con molta più facilità che se tu hai una foto brutta e contenuti migliori. Quindi in realtà, per esempio, poi so che per esempio di qui c'è una tipografia, due tipografie, e è un'altra realtà della quale non possono assolutamente fare a meno le realtà ricettive o le strutture delle quali ti parlo, perché quelle realtà lì non si possono permettere di non avere un menu fatto in un certo modo, di non avere magari i biglietti da visita fatti in un certo modo, perché sono chef che magari girano in tutto il mondo. Quindi la prima cosa che fanno è lasciare un biglietto da visita. Cioè, quindi in realtà, da un lato forse dovrebbero avere la forza, la coerenza o di specializzarsi in determinate cose. O, per esempio, io probabilmente commetto un errore, ma è un errore che negli anni però mi sono accorta essere la mia forza. Io non scrivo solo di food. C'è stato un periodo che io scrivevo solo di moda e volevo dare qua questo davanti al muro, no? Tendenzialmente, perché se tu mi fai fare solo una cosa per come sono fatta io, dopo un po' mi stufo. Quindi io ho bisogno, come dicevamo all'inizio della serata, di essere contaminata. Quindi mi fai felice, io scrivo anche tanto di sociale, mi fai felice se mi fai scrivere, se mi fai, e scrivo anche tanto di musica, cioè nel senso di recente ho intervistato la Nannini, Piero Pelù, Giordana che ha presentato il disco, oppure per esempio di recente ho intervistato delle due scienziati gastronomici che arrivavano dalla Spagna, Inch Farm, tra l'altro qui vicino, c'è stato un momento bellissimo, il Festival dell'Innovazione, che era tra l'altro un evento aperto, dove c'erano delle menti illuminate, come ho definito in realtà anche voi quando mi avete invitato, perché non è da tutti quello che fate voi, cioè obiettivamente, forse magari tutte le regioni lavorassero così. Cioè, ce lo spieghiamo. No, nel senso magari poi vi invito a Torino, vi invito in Piemonte. In realtà facciamo già qualche esplorazione, però è la stessa cosa. Ho capito. E quindi in realtà no, secondo me non sono schiacciati. Perché quando dici schiacciate? In che senso? No, nel senso, adesso ovviamente non tutte le figure, però rispetto a quello che sei riuscito a costruire, a far emergere nel mondo del food, altri contesti risultano decisamente più deboli nella parte dell'attrattività. E l'attrattività è importante, perché l'attrattività è quella che consente di capire che nei prossimi 10-20 anni in quel settore, in quel comparto, ci può essere un futuro. Questo è un elemento forse. Probabilmente non credo che avessi la soluzione, sarebbe bellissimo. Probabilmente va a flussi, credo, non potrà essere sempre così, nel senso, o comunque va in realtà anche al mondo, cioè se tu pensi al mondo del design, all'architettura, cioè tu pensi come vive come questo campo viene vissuto nel nord Italia, come questo campo viene vissuto in Sicilia, in Calabria, in Puglia. Cioè in realtà l'Italia è un'unica nazione, ma in realtà le differenze sono ancora tantissime, proprio tante. Però anche le eccellenze sono tante. Sì, perché io sono straniera e vedo che c'è un'eccellenza in settori diversi che in tutte le artigianalità si vede come in nessun altro paese, come l'Italia anche geograficamente dell'ex tutto in un paese, come nessun altro paese, che non vengono sfruttate in pieno, uno perché come dici tu vengono vissute in maniera completamente diversa dal nord al sud, proprio così, però anche perché non viene promosso abbastanza. E non siamo bravi a fare sistema, cioè non è una cosa che ci viene proprio. Non so se serve sistema o dinamicità.
entrambe le cose, l'esempio chiaro, prendiamo le langhe, Langhero era Monferrato, a parte che è un territorio dove tutto quello che tocchi diventa oro, oltre al fatto ad essere fucina di imprenditori di livello drammaticamente alto, nel senso è da lì che arriva la famiglia Ferrero, è da lì che arriva la famiglia Mondo che fa praticamente i pavimenti per tutte le piste di atletica del mondo, è da lì che arriva la famiglia Miroglio, è da lì che arriva la famiglia Ceretto, cioè un fazzoletto, è da lì che arrivano i migliori vini del mondo, è da lì è la seconda provincia per quantità di stelle d'Italia, credo, aggiornata l'anno scorso, la seconda, la terza, è un patrimonio dell'UNESCO, cioè lì tutto quello che tutto, perché loro sono realmente bravi, cioè io seguo una struttura stellata nell'Angio, una struttura stellata sul Lago Maggiore. Io sul Lago Maggiore impazzisco, fatico, perché l'ufficio, mi dispiace dirlo, l'ufficio del turismo non lavora come dovrebbe. E in teoria è l'ufficio del turismo che aiuta gli artigiani. Sì, sì. Antonio, restiamo sempre lì, Guarda, volevo proprio farti una domanda su questo tipo. L'altro giorno c'è stata la borsa del turismo qui a Venezia. Adesso il turismo si chiama turismo esperienziale, perché vuole unire questa esperienza proprio del creare naturale il mondo e farlo conoscere a tutto il mondo. A tutto il mondo. Nel Veneto si stanno muovendo proprio i primi passi di questo legato a questa realtà qui. È fantastico se riusciamo a ingranare e a fare questa cosa. Io con Matteo ci credo fondamentalmente, perché per esempio nella mia zona Colli Ugani, acqua termale, lavoro tantissimo per questo turismo, per far venire i clienti e far conoscere questa realtà. Difatti sta crescendo notevolmente. Lui è la tatuografia. Ok. Per esempio adesso i Colli Ugani sono stati nominati per diventare anche loro patrimonio UNESCO. Prima si facevano dei vini di scarsa qualità, ma da 30 anni a questa parte sono cresciuti veramente tanto e abbiamo creato vie del vino, abbinato ai mondi culturali Villa Vescovi, che è la nostra casa del vino, perché c'è il museo del vino dei Colli Ugani a Villa Vescovi. Si sta creando veramente un mondo particolare, è il mondo del biologico, per esempio, di queste cose tradizionali, fatti crescere da persone normali, è la cosa che i clienti stranieri apprezzano tantissimo in questo momento, veramente. Cioè vinci il racconto, cioè quel cortocircuito che ti fa entrare in sintonia con la persona. Vi faccio un esempio, c'è stato un momento in cui tutte le cantine si sono aperte, non sempre le cantine erano aperte, adesso tutte le cantine, almeno parlo per le realtà che conosco io, non so esattamente come qui, si attrezzano per una sala degustazione, perché è molto più facile vendere il vino così. Cioè è un racconto, cioè io ti apro la porta, ti faccio entrare a casa mia, ti faccio vedere come faccio il vino, chiaramente magari non ti faccio vedere tutto, però quel racconto condiviso ti fanno sentire quasi parte di un ingranaggio e funziona inevitabilmente. Vi vorrei presentare una vostra, tra l'altro, concittadina, che è la che sta il telefono in mano. E lei è una mia carissima collega, si chiama Micaela Scapin, e anche lei ti vorrei far fare due battute, perché lei è giornalista, fa le stesse identiche cose che faccio io, ma le fa qua. Quindi forse lei per alcuni versi è molto più attendibile di me per rispondere sulla zona. Per quanto riguarda la ristorazione e l'artigianato, sono due realtà che in qualche modo combaciano, verranno due differenti binari. Io poco tempo fa ho seguito con tantissima passione una persona che è venuta a vivere dal Piemonte a Burano, pensate che scelta, perché si è innamorata della città e lei utilizza i social per comunicare. Lei fa degli oggettini, a parte a decorare le valigie di Samsonite e di altre marche molto importanti, e ha iniziato totalmente per caso. Lei un giorno era a una fiera,
si è messa a decorare appunto le valigie, è passato TG2 e da quella volta ha avuto un boom, tanto che ha dovuto aprire un'azienda, è arrivato un container. Quello che fa la comunicazione, proprio questo è proprio il segno di quello che fa la fortuna, ovviamente anche. Mi raccontava, un giorno ero lì nella mia casetta a fare le decorazioni, mi arriva un fattorino e mi dice: signore, dobbiamo consegnare. Sì, faccia, lasci pure qui. No, ma abbiamo un container di valigie. Un container. Io come faccio a fare tutte queste valigie che sono da sola? E da lì ha tirato su appunto questa azienda che decora le valigie di Samsonite, tra le altre. E forse aveva bisogno di depurarsi, è andata appunto a Burano, fa degli piccoli oggetti che vende regolarmente. Lei durante l'alta marea è stato il picco, detto Michela, è stato il picco non annuale degli ultimi 3 anni in cui io ho venduto di più, perché mi sono messa in soffitta, perché giù avevo l'acqua altissima, ho fatto il collegamento col telefono e ho avuto il picco delle vendite. Questo per dirvi quanto può fare la comunicazione a livello proprio di social. Lei, tra le altre cose, perché ha scelto Burano? Perché fa delle cose molto colorate e quindi si chiama Eki Arte, si chiama Elisabetta, lei però si chiama Eki, fa delle cose molto colorate e quindi le abbina ai colori delle case e ha trovato questo legame, questo filo con la città. Fondamentalmente la comunicazione ha questo importante sfogo, che è appunto quello dei social, e deve essere studiata appunto da questo punto di vista. Bene. Allora io direi che per la prima parte ci fermiamo qua. Sto già annoiando. È che abbiamo la fase che siamo a lunga. Va bene l'onda. Allora, vi diamo altri 5 minuti così. Ok, perfetto. Siamo sincronizzati. Perfetto. Allora, una cosa veloce. 5 spunti o 5 tool che vanno riconosciuti. 5 spunti, abbiamo 5 minuti, un minuto per avere un minuto appunto. Sai cosa raccogliere qua delle voci sono due? Esatto, no, cioè fa uguale. Ma che cosa? 5 tool che si devono portare a casa i nostri ospiti di questa serata per poter iniziare a raccontare se non lo stanno facendo o per migliorare quello che stanno facendo. Avevo scritto due cose, lavora in maniera strutturata, avete visto? Non l'avevo scelta, a me è stata simpatica, la conosco e fai, giuro che non l'ho pagata. Io anche perché a Simone è impossibile, nel senso, se non potevi pagare quanto volevi, non ti faceva le passate. Se decide di dire no, è no, perché lei è... Non è fotografa, no. Non è clorografa, no, lei è... Non è il mondo delle foto. Però adesso lavoro nel mondo del esatto, hai capito perché è importante parlare correttamente di fondo per lei. Okay. Lei era ex ufficio marketing di Linotype, una delle più grosse aziende produttrici di grafici. Prima Piombo Legno, adesso. Secondo me dovresti conoscere una cosa di più. Ne parliamo poi con la tavola. Senza microfoni. Allora, ricordatevi un consiglio che vi do, che voi siete l'effetto che fate, dovete solo essere trovati, pochi numeri, tanti contatti, condividere. Questo è il primo consiglio che io assolutamente vi do, nel senso, con me funziona, quello che do alle realtà che seguo, quando magari mi capita di fare delle chiacchierate così, e vi dico quello che funziona con me, quello che faccio io, uso, sono anche, non dovrei dirlo, però lo dico perché bisogna mettere anche i propri limiti. Io sono tanto autodidatta, nel senso che uso tanto i social per lavoro, mi piace più raccontare quello che faccio, non troverete tantissime foto di me costume da bagno, arrampicata sull'albero, cioè mi preferisco raccontare, poi sì, troverete anche delle mie foto, però preferisco di più raccontare quello che faccio, andando anche a volte contro le cose che funzionano su Instagram, cioè se tu su Instagram... Secondo me ho sentito non vedetemi arrampicare. No, non vedetemi arrampicare, c'è cose strane. Il senso è che in quanto
autodidatta, a volte me ne frego delle regole che funzionano sui social, nel senso, io racconto delle storie, la parte più bella, quella che mi appassiona di più, è la mia veste giornalistica. Se io pubblico un articolo lo condivido, in realtà non funziona pubblicare il PDF di un articolo su Instagram, a me me ne frego più. Voi andate a sfogliare quella pagina, lo trovate. Siate autentici, raccontatevi perché siete speciali, perché io dovrei venire a lavorare, a chiedere i tuoi servizi. Cioè, non nel senso, non puoi essere bravo in tutto, sarai bravo a fare qualcosa, non lo so che cosa perché non ti conosco, magari dopo ci presentiamo e facciamo due chiacchiere. Realmente usate proprio i vostri punti di forza per comunicarvi e non vedete non pensate mai che i soldi che investite nella comunicazione si debbano convertire nel giro di qualche settimana in un aumento di fatturato, perché non è un'equazione così semplice. Fosse così semplice, probabilmente costerebbe di più. Tra le cose, il marketing è un dato di fatto che ha un tempo di attuazione perché diventi business di 3 anni. Il marketing, lei forse lo saprà meglio di me, un tempo normale è quello che va da 1 a 3 anni per avere degli effetti a livello proprio di positivi o comunque di degli effetti. No, sempre quando abbiamo fatto anche i nostri incontri abbiamo sempre detto questo, no? Tu se tu non hai un budget marketing ti prendi perché sono soldi che puoi spendere, che non devono subito rientrare, meglio non proprio non investirli, perché se hai l'aspettativa che ti rientra subito non avverrà così, se non per un po' di fortuna come questa amica che sì, con la sfida che ha avuto subito ha avuto per l'azienda, no? Questi sono colpi di fortuna che si raccoglie, perché capita, perché è eccezionale, ma proprio perché non è la regola. Poi il mercato cambia, anzi è cambiato tantissimo negli ultimi anni, quello dell'editoria, ma anche quella, cioè proprio l'approccio, cioè oggi non si lavora con i clienti, si lavora con le persone. Una cosa che avevo colpito, che avevo detto tempo fa, tu lavori con le persone, non lavori più con il cliente. Quello che, e lo capisci nel momento in cui Massimo Cottura, nel momento più alto della sua carriera, cosa va a fare nel refettorio Ambrosiano, che è un progetto sociale, oppure inizia a parlare del Tortellante, che è un progetto che ha, diciamo, aiutato a realizzare lui e aiuta i bambini autistici. Il figlio di Cottura ha dei problemi lì, quindi si è impegnato nel sociale. Ecco perché questo posto qui sembra avanti e riduce, visto che esiste da tanto tempo, perché fa tutto quello che oggi funziona, e tutto quello che oggi funziona, per fortuna, cioè mi sembra che si sta meglio oggi qualche anno fa, perché quello che oggi funziona è bello tendenzialmente, cioè è pulito, è green, dove c'è sostanza, dove non c'è fuffa, perché dove c'è fuffa non stiamo neanche a perdere tempo. La pasta?